Altruismo, dedizione, solidarietà e amore. Sono quattro parole che trasmettono un sentimento di tolleranza e apertura verso il prossimo. Parole che racchiudono una serie di emozioni che fanno battere il cuore. Le stesse percepite da tutto il pubblico presente martedì sera alla serata al Teatro della Fortuna per la seconda edizione di Cuore Comune. Un evento nato come ringraziamento della città a uomini e donne che fanno la differenza, che si impegnano in silenzio per aiutare chi è in difficoltà senza chiedere nulla in cambio. 23 le figure segnalate dai cittadini, ma solo 8, dopo un'attenta valutazione di una commissione, sono stati i grazie della città per l'edizione 2023. Primo premio consegnato a Teresa Nannini dell'Africa Chiama, che ha condiviso il premio con tutti i volontari dell'associazione. Consegna del riconoscimento Cuore Comune 2023 a Teresa Nannini, Africa Chiama. A ricevere il secondo riconoscimento Aurelio Gennari della Protezione Civile di Fano, che si sente gratificato dai tanti cittadini che lo ringraziano per il suo impegno giornaliero. A seguire Nadia Benassen della Fondazione Caritas Fano Onlus, che promuove la conoscenza della cultura araba. Quarto cuore comune a Luciano Poggiani dell'Associazione Argonauta, da anni impegnato nell'educazione ambientale. Quinto riconoscimento a Mauro Boschini e Laura Giancarli della parrocchia di Ponte Sasso, che hanno rimarcato l'importanza dei momenti di condivisione tra piccoli e adulti. Sesto cuore comune all'emozionato maestro di vita Gabriele Battistelli del CSI di Fano. Premio consegnato anche all'associazione che accompagna le famiglie affinché si raggiunga una condizione di benessere, la GFI di Fano, con la sua presidente Francesca Busca. A seguire l'Avis di Fano, rappresentato da Giuseppe Franchini. Avis Cuore Comune 2023. Ad aprire la serata il sindaco Seri, che ha rimarcato il senso di gentilezza e associazionismo della città, e un emozionato vescovo Andrea Andreozzi, che ha augurato a tutti di essere persone di cuore. È il nostro modo di dire grazie alle cittadine e cittadini che fanno qualcosa per la propria città, per le persone, che lo fanno in modo naturale, generoso e molte volte anche anonimo. E sono quelle persone che non chiedono nulla in cambio. E penso che sia giusto che una comunità, se è tale, si fermi un attimo e dire grazie a tutti voi che fate questo per la nostra città. Il senso di cuore comune è questo grande cuore che pulsa nella nostra città, che è il valore aggiunto di una comunità. È il nostro modo per dire veramente a tutti grazie. Ad intervallare la cerimonia, gli sketch del San Costanzo Show e la musica di Alisa Ridolfi e Andrea Alessi. Un poeta, quanto sono contenta. Dai, poeta Giacomo Leopardi, dimmi subito una poesia, dai, che sono tutta agitata, sono tutta emozionata, no, tutta adesso... sussurrata, dai, dimmi una bella poesia, dai. Non saprei. Tu vai. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Mo Giacomo, un riflettore. Sì, un riflettore. Vabbè, ma io mi sono ispirato... Ti ispiri al riflettore, Giacomo? No, scrivendola all'universo, adesso guardavo... Ma sei imparcito duro, veramente, te. Mo proprio con l'acqua mala tra la rete, che proprio in se ferma e passa le mai. Da si fa anche al tempo che squilla tra i dette, provi a guantar, moi ni la fai, e ni la fai, e ni la fai.